I trust this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cesspit, beggar! A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as one. Oh. That dream died long ago. You should have done the same. Your kingdom will perish alongside you. By my hand. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Your Eminence! Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet, His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? Shadows stir in the castle, just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Louise. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne? Cioè, tutto oscurato. Metafora. Metafora. Allora. Dunque, ciao a tutti. Oggi proviamo Metafor e Fantazio, fatto dalla Atlus, in particolare dal team che ha fatto i Persona. Diciamo così, il primo tentativo di quelli del team di Persona di entrare in un ambito propriamente fantasy, con comunque mantenendo delle affinità col sistema di Persona. Io ho giocato il prologo per intero, durato penso una 4 ore, una cosa del genere, quindi tutta la prima parte la conosco in un certo senso. Dicevo, oggi proviamo questo gioco perché in realtà mi rendo conto di una cosa, cioè è di nuovo un gioco immenso, perché parlo di almeno 80-90 ore, però interessa a me, quindi non lo so, voglio provare a portarlo in live, ecco, se non
non riparte, non era male. Pensavo che avrei scongiurato la ripartenza semplicemente avendo cliccato. Mollami. Il gioco ha, boh, mi sembra 90, sopra i 90, 92, una roba così. Lasciamolo qua, forse da qua non esce. Dicevo, sapendo che è molto lungo e quindi rischiando di impelagarmi di nuovo in serie che sono lunghe, che non piacciono nemmeno a YouTube, non lo so, io provo a farlo, però non vi assicuro assolutamente nulla se lo proseguirò, se non lo pianterò lì, se non so nulla. Quindi vi avverto già da subito, quindi prendetelo per ora come una prova di gioco, nel senso lo vediamo insieme praticamente, come altri che ho fatto passare in quella maniera, come per esempio è stato Starfield, per dirne una, che ho detto che era una prova, o Lies of P, ho detto che era una prova perché non ero certo che l'avrei proseguito. In questo caso cioè, per quanto il gioco mi interessi, mi incuriosisca, il prologo comunque mi è piaciuto. È chiaro che è un gioco di 90 ore, magari poi può venire un momento di stanca, di stanchezza, che dici boh, quindi non lo so. Ripeto, per ora l'ho etichettato come prova. Niente, chi conosce persona dove e ha provato a vedere qualcosa, praticamente ci sono sicuramente molte cose in comune. Il combattimento però è diverso, nel senso che persona è sempre stato caratterizzato da almeno due fattori basilari, proprio basilari, che sono il fatto che se il giocatore in quel momento, cioè o meglio il personaggio in quel momento, colpisce la debolezza del nemico, il nemico va a terra, ma ha la possibilità di fare ancora un altro turno, cioè continui a fare turni finché colpisci le debolezze dei nemici. Quindi faccio un esempio, nemico a terra perché è debole al ghiaccio, quindi io faccio un incantesimo di ghiaccio, questo finisce a terra, riposo, mi riparto il turno, posso tirare giù il secondo sempre col ghiaccio, magari sono tre, tiro giù anche il terzo col ghiaccio, quindi mi riparto il turno ancora, quindi è sempre in mano a quel personaggio il turno. Una volta che sono tutti a terra, parte il cosiddetto assalto, cioè la possibilità che tutti gli eroi, diciamo così, in battaglia colpiscano i nemici atterrati tutti insieme. Quindi parte un'animazione caotica in cui c'è questa specie di combattimento a terra. Qua non c'è questa cosa. E l'altra cosa che non c'è è che in persona di solito quando muore il protagonista, cioè se il protagonista va a KO, niente, deve ripartire, cioè nel senso è game over sostanzialmente. Qua invece non è così. Nemmeno quello non è così, cioè se lui che è il protagonista finisce a terra, la battaglia prosegue. Quindi hanno fatto queste due differenze basilari, sono evidenti, diciamo così. È rimasto invece una cosa che vedremo, che mi ha fatto un po' così portare a delle riflessioni, le facevo anche nel terzo episodio, mi sembra, di Silent Hill 2, dicevo che c'era il fatto che si erano lamentati, vedendo velocissimamente le recensioni, del fatto che anche qua, o meglio loro non dicono anche qua, dicono appunto che qua non c'è possibilità di recuperare i punti, diciamo così, magici, se non mi ricordo come si chiamano in questo caso, ma diciamo quei punti che servono, sapete, no, c'è il punto della punti vita e poi ci sono appunto questi punti dell'abilità o magici, quello che è, che servono per usare l'abilità. Ma in sostanza cosa succede? Succede che tu non hai praticamente possibilità di recuperarli. Cioè una volta che sei in un dungeon, chiamiamolo così, non puoi recuperarli. Gli oggetti che te li fanno recuperare sono pochi, rari, poco potenti. E in pratica è esattamente in realtà come per gli altri persona. Anche persona 5 era evidente questa cosa. Cioè tu andavi in un dungeon, rischiavi di non portarlo a termine o di doverci rientrare perché in realtà dovevi far passare la notte per recuperare i punti magici. Il fatto che i punti magici sono legati alle abilità. Se non hai quelli, devi usare la spadina, e la spadina fa poco danno. Anzi, ci sono addirittura dei nemici che sono immuni alle armi da taglio. Anzi, qua ho visto che ci sono anche le armi da taglio e le armi
contundenti, tipo quelle, diciamo così, la lanciano, cioè i contundenti, come si chiamano, che infilzano, insomma. Ci dovrebbe essere l'attaglio e quello, adesso boh, vedremo comunque, perché hanno cambiato un po' di cose. Quindi praticamente io tra me e me ci ho pensato, ma perché fanno questa cavolata, diciamo così. Evidentemente è un tentativo di non farti abusare delle abilità, ovviamente. Ma a che pro? L'unico pro è subire danni e allungare il brodo. Cioè, in realtà, boh, è la solita strana logica giapponese secondo cui, boh, loro si vede che si divertono appunto a fare le battaglie uguali, ripetute all'infinito. Non lo so. Perché l'unica logica è quella. Cioè, se tu non mi dai la possibilità di recuperare punti magici, che tra l'altro servono anche per magie di cura, vuol dire che tu mi stai, come dire, frenando, no? Mi stai mettendo un bastone fra le ruote. Il bastone fra le ruote vuol dire che a un certo punto io devo stare attento, siccome poi magari alla fine del dungeon c'è anche un boss, devo stare attento a non sprecare tutti i punti magici, perché appunto non ci sono grandi possibilità di recuperarli. Vuol dire obbligarmi in certi incontri a usare la spadina e ovviamente subire danni fisici. Che allora a quel punto lì un po' più di, come dire, pozioni di cura li trovi, però boh, non lo so, cioè loro hanno fatto questa scelta, ma io non vedo ragioni particolari, a parte appunto forzare a, che non è una qualità, non è, cioè non lo so. E niente, questa cosa sembra assolutamente rimasta, anzi l'ho vista benissimo. Niente, io tra l'altro lo stavo giocando difficile, sì, un pochino di difficoltà c'è, adesso vediamo come gira, se non ho incontrato particolari difficoltà. La difficoltà sta sempre in quel senso lì, cioè nel senso che appunto sei carente di mezzi, di... Allora, io sono dell'idea che vi faccio leggere a voi, perché c'è veramente tanto da leggere, e se sto lì a leggere il gioco va ancora più lento. Comunque la cosa interessante di base del gioco è, e lo vedremo, si capisce più o meno già nelle prime fasi, è che praticamente a noi è come se fosse un mondo fantasy che aspira a quello che in realtà è il mondo reale. Questo, se vedete che ci sono automobili e ci sono i grattacieli, questo non è il mondo fantasy. Ok. Sembra che ci sia uno scrittore che ha visto quest'altra dimensione, che in realtà sembrerebbe la nostra, anche se non è così idilliaca come la dipingono qua. Anche perché poi nel nostro mondo, nonostante sarebbe più facile, perché alla fine tra di noi esistono più che altro le etnie e non le razze, nel vero senso che vedremo qua nel gioco di Metaphor, viene comunque idealizzato come un mondo di libertà, di unione, eccetera eccetera, cosa che invece non è nel mondo di Re Fantazio. Nel mondo di Re Fantazio vedremo che ci sono un sacco di razze di umanoidi diverse, e tra l'altro questa è la mia opinione, io non ho indagato, il gioco sembra prendere spunto un po' da un fumetto americano che è molto ben visto, molto osannato, diciamo, che si chiama Saga, quindi se volete fare due ricerche, questo fumetto si chiama Saga, che anche lì sembra che si ambienti in un... Io l'ho letto un po' di volumi, non tantissimi, ma ancora quando ero uscito. Lì la storia è di due... di una coppia, o maschio e femmina, di due appunto specie, diciamo, diverse, umanoidi, perché non sono razze, sono specie alla fine in un certo senso, che hanno un figlio insieme e che scappano perché sono inseguiti da, penso, rispettivi popoli che non vedono di buon occhio appunto questa cosa della mescolanza tra specie, diciamo. E poi niente, questi scappano per una specie di universo, quindi è in realtà anche fantascientifico, perché comunque ci sono astronavi eccetera, e ci sono cose abbastanza bizzarre dentro, tra cui mi ricordo la figura di una specie di principe re che ha praticamente un teleschermo al posto della testa, cioè è umano ma c'è una specie di teleschermo al posto della testa. Poi ci sono altre specie che sono mezze animali, animalesche eccetera eccetera, e quindi boh, a me ha dato un po' l'impressione che potrebbero avere preso spunto da quello, anche proprio per i temi, cioè dei temi appunto della capacità, dell'intolleranza, no, tra specie, dello spregio di una specie verso l'altra, eccetera, eccetera, che è un tema che vedremo, no?
e che qui appunto sembra, sembra la colonna portante, soprattutto il tutto un giro intorno a questo libro che invece racconta del mondo alternativo, che in realtà diciamo così sembrerebbe, sembra il nostro, che sembra un mondo utopico, un mondo come quando lui sta all'inizio, no? Ha ucciso il re dicendo che la tua utopia, insomma, finisce lì praticamente, e l'ha chiamata utopia, nel senso che appunto ritiene utopico evidentemente che le varie, diciamo così, specie umanoidi si integrano in una pace senza guerra, senza più nulla. E lui, questo, quanto pare, questo cattivo vuole prendere il controllo. Lui ha già fatto fuori il principe, anche se poi vedremo, e ha fatto fuori poi il re per prendere il loro posto, perché non ci sono più eredi, no? Comunque niente, dicevo, vi lascio leggere a voi, cerco di saltare non troppo velocemente, perché è un processo più veloce, se no... Pardon my curiosity, but would you tell me your name? That is to say, tell me who you really are. The one who meets my eyes across a strange threshold. Allora, se non sbaglio... Non riesco... Allora... Chi mi segue da tempo sa che a volte uso questo altro, che in realtà è il mio nickname originale, Atom Elfman, inventato ancora ai tempi del C-Lab a Milano, stiamo parlando degli anni 93-94, una scienza di informazione, all'epoca si chiamava scienza di informazione, e il C-Lab era il laboratorio praticamente, dove c'erano tutti i computer, dove usavamo, diciamo, internet un po' tutti per la prima volta. Avevo questo termine Atom, poi dopo ho inventato anche il cognome perché non so se era necessario, forse in un MOO. Il MOO era una specie di, non so se conoscete i MUD, multi-user dungeon, praticamente erano dungeon testuali. Il MOO era la versione, diciamo così, non fantasy, in cui tu costruivi la tua stanza, l'arredavi, ma era tutto via testo. E lì c'era l'esigenza di un cognome, io all'epoca appunto Atom perché era il simbolo della scienza, e Elfman in realtà era, derivava da Danny Elfman, che per chi lo conosce è il musicista, e ha fatto un sacco di colonne sonore per film, ma compreso anche i Simpson in realtà. E mi piaceva questo connubio tra la scienza rappresentata dall'atomo e Elfman come qualcosa di fantasy, no? Però, ecco, per esempio, in persona ti lascia mettere nome e cognome, quindi usavo Atom Elf e non Wake Capo. In questo caso, non so, per tradizione lasciamo Atom, però appunto... Il cognome non c'è. Metto questo che è più corto di Wake Capo, basta. Tutto lì. Which suggests to me you might reside in a world beyond ours. Leggere questi dialoghi sembra che il tizio ci stia comunicando dall'alto, da questo mondo qua. It is a curious thing that in your eyes my entire world is but the dawn of a story yet untold. Or to put it another way, this is a fantasy. But can it truly be dismissed as something so far removed from you? If indeed you wish to cross to our world for a time, I would first ask that you indulge one question. Is fantasy limited to the confines of imagination? Would you call it a powerless creation? Okay. Allora. Dipende, nel senso che se la fantasia è quella, per esempio, di ottenere una ragazza, magari è una fantasia che ha un potere, nel senso che magari poi mi ci impegno e cerco di realizzarlo, quindi qualche volta la fantasia ha del potere, perché si applica poi alla realtà, nel senso alla realtà della tua azione, quantomeno. I confess, my own answer still eludes me.
But consider, if fantasy is born from hope, a desire to make the world better than it is, then that hope can be made manifest. Thus does change come, and thus is fantasy forged into a new reality. Sento che la voce, il volume è molto basso, ma è strano perché, dopo lo vediamo, nell'inventario, cioè nell'inventario, nelle impostazioni, il volume generale è solo a metà, stranamente. Di solito il volume, sono tutti al massimo i volumi, no? Qualche gioco invece lo piazzano a metà, come se fosse, boh, non so qual è la ragione. Proverò magari ad alzarlo un attimo appena possiamo. Perhaps the story about to unfold before you will tell us. I'm thoroughly invested now myself. So, let this tale begin. Le premesse sono interessanti, no? Ok. Il solito difficoltà meno uno, come diciamo in Soul, cioè in Silent Hill. Comunque proviamo ancora, tanto si può cambiare. Vai. Cioè, è la mia logica di solito, no? Io faccio la difficoltà meno uno, nel senso se sono tre magari... Se sono tre a volte scelgo anche l'ultima. The capital's just through this desert. Is it true then? The king is dead. Aye, and the guards are more concerned with the funeral than keeping the road safe. So now the monsters are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them. Monsters, huh? I've certainly been hearing the stories. To say nothing of the vacant throne. There's a storm coming. Mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Come on, let's see some respect for the militia! Us folk, we're commoners! No crown or church will save us! But Lord Luis will save us one and all! All we ask is little tribute. You're with us or against us? And if you're against us... An igniter? Huh? Look at you. What have we got here? He's an elder. So he is. No horns, no knife is. Filthy gremlin like you. C'è il mostriciato da quello che praticamente somiglia più a noi. A parte gli occhi. Già da qua si vede che ci sono comunque diverse, boh, chiamiamole razze, più che specie, chiamiamole razze. Un po' un manichino. Oh, this place already feels like a death trap. You hear all that stuff about Lord Luis saving us? Hey, you okay? You still got all your limbs attached? Well, at least they didn't figure out our mission. Definitely could have gone worse. Costumino da bagno sembra lei. What mission? Come on, this is no time for jokes. You do know that if anyone finds out who we really are, it's all over, right? The mission's more important than either of our lives. If we screw this up, there's no going back. Allora, come vedremo, la grafica è un po' particolare.
lo stile grafico, tutto stiloso in una certa maniera. Allora, tante cose sono doppiate, altre no. Quando effettivamente non è doppiato, mi lascia un po' perplesso non leggerlo. Quando dicevo anche che una, per ora la lascio come prova, c'è anche da dire una cosa. Persona, in realtà, che me l'hanno guardato in pochi, secondo me in realtà è una delle serie migliori che ho fatto, secondo me, anche se poi non l'avevo finito, perché quasi. Cioè, non ho tanti episodi che non ho pubblicato, ma anche appunto perché non me lo seguivano in realtà, e poi si erano accavalate tante altre cose, eccetera. Però Persona si prestava molto a... L'ho fatto parecchio in live, se non tutto in live. Si prestava molto a scherzarci sopra, proprio per il tema moderno, perché comunque è un'ambientazione moderna, sono ragazzi che vanno a scuola e che quindi... Si poteva spesso fare anche battute sul fatto che in generale il gioco comunque è sempre un po' ammiccante dal punto di vista anche, diciamo così, sessuale, no? Non fa niente, non fanno mai niente, che infatti mi sono lamentato, che dicevo, a un certo punto abbi il coraggio, vietano ai minori e piantiamola lì, no? Di fare tutto teasing, cioè di tentazione, ma poi non combini mai niente in realtà, no? Però diciamo che comunque questa cosa era un pretesto poi per farci battute su battuta sopra, no? In questo caso, appunto, ha l'aspetto di un persona, vedremo che ci sono anche qua, a un certo punto, alla fine del prologo, si vede che ci sono possibilità, per esempio, di uscire con una persona, ma in una maniera molto più seriosa, perlomeno fin dove ho visto io, perché non è la stessa cosa dell'ambientazione, appunto, ripeto, studentesca, dei teenager. Questo è un mondo, in un certo senso, più serio. Però da quel punto di vista lì limita anche me su come prenderlo, su come giocarci sopra, no? Proprio perché è troppo serio. Perlomeno, fin dove l'ho visto io, è serio, è un fantasy serio, con delle tematiche abbastanza serie, ma queste anche in persona di solito sono così. C'è sempre un tema di fondo nei vari persone che comunque sono abbastanza anche maturi come impostazione. E vedremo fino a quanto, perché in realtà sappiamo che ormai siamo in un'epoca di cosiddetto correttezza politica, no? In cui praticamente si stanno tranciando un sacco di possibilità di fare una cosa che si vede, per esempio, sto guardando anche una sitcom vecchia, datata, cavolo, lì ci andavano pesanti con le battute a sfondo sessuale o a sfondo che oggi chiamerebbero razzista, no? Perché non si dava assolutamente nessun peso a queste cose, e secondo me non dovrebbe avercelo neanche oggi, ma siccome vogliono zittire la gente, perché di fondo questa cosa serve per zittire la gente, per togliere libertà alla gente, quindi stiamo andando su quella china. Tanto è vero che se voi giocate adesso Persona 3, per esempio, quello, cos'è, Retold, l'ultimo, insomma, quello il remake, lì addirittura, che è uno dei più cupi, sarebbe uno dei più interessanti, se non che i dungeon sono JRPG vecchia maniera, che quindi sono due palle. È una cosa che hanno cercato di migliorare con Persona 5, perché tutti gli altri sono veramente due palle da quel punto di vista lì. Però la storia è una delle migliori ed è una delle più cupe. Ma tanto è vero che quando richiamano le persone, anche il protagonista, eccetera, cosa fa? Si spara in testa praticamente. C'è una pistola, si spara in testa. Una cosa del genere credo che non la vedremo più, secondo me. Che poi sono tutte stronzate. Poi se vogliono però ti fanno anzi è pieno di serie ultra violente, eccetera eccetera, però poi fanno i finti moralisti su altre cavolate, no? Però dicevo, questo gioco, fin dove l'ho visto io, l'impostazione a me sembra assolutamente seria, interessante come base, niente di trascendentale, no? Parlare di comunque come dire, angherie tra diverse razze, eccetera, non è niente di come dire, di mai visto. E c'è interessante questa cosa qua, bisogna fermare questo cattivo, diciamo così, che vuole prendere il posto indebitamente, no? Come re. E mentre il re, in questo caso, era un re illuminato, no? Che voleva la pace, una cosa che anche nella storia avviene una volta ogni mille anni. In realtà è molto fantasiosa come cosa. Comunque vabbè, andiamo avanti, dai.
Ok. B scatta. Ok. Sono disponibili, i relativi comandi sono indicati. Va bene, ok. E poi ci sono i tutorial. Ecco, qui le cose vengono introdotte un po' alla volta. Fermo, c'è qualcosa qui vicino, non muoverti. Attenzione, questi nemici sono pericolosi, anche se penso che non ci abbiano ancora notato. Allora, vediamo una cosa, perché... Dunque, premi LT, infatti non potevo farlo prima, per usare la vista fatata, che ti permette di vedere ciò che Galica percepisce nell'ambiente circostante per un breve periodo. Quando ti trovi davanti a un nemico che non ha mai affrontato prima, verrà segnalato come sconosciuto. Meglio evitare azioni avventate. No, a parte che sono tutti nuovi questi, però... Diciamo che la cosa interessante, che non so se attiva adesso, ma credo di sì, è che quando sono in bianco vuol dire che sono praticamente in realtà al nostro livello. Oh. Ma ci arrivi? No, ci ha ammazzato. No, allora forse non è ancora attiva la roba lì. Scusate la figura di M, ma... È strano, mi ha fatto male, parecchio. Okay. Niente, allora evitiamone. Perché quello che in realtà ho fatto nel prologo, li ho semplicemente evitato. Perché appunto lui dice che sono sconosciuti. Però è strano, perché poi più avanti in realtà risultano tipo in giallo, mi sembra in verde, giallo, verde, bianco, giallo e forse rosso. Rosso però forse non l'ho mai visto. Vabbè, evitiamoli. Noi abbiamo la minimappa, dobbiamo andare là. Insomma, praticamente ci vuole far sembrare che è un posto ostile e basta, praticamente. Strana come scelta. Pensavo che potevo combattere, invece sostanzialmente... Anche perché nel combattimento normale... Poi partiva il combattimento a turni, quindi invece non ce l'ha fatto, cioè ci ha massacrato e basta. 50 HP alla volta. Just checking, but you do remember what we're here to do, right? Il fresco mi viene a memoria. What am I doing again? Oh, I don't know. The mission that's more important than our own lives. First, we get to the Royal Capital. And get you enlisted as a guardsman at the army's recruitment center. This could decide the fate of the whole country. We either do our jobs or we die. And if it's all the same to you, I'd rather stay alive. Come on, we don't want the sun to go down on us in the wastes. You know what they say, anxiety breeds the world's cruelest monster. I can at least cast my usual spell for you. It's the small comforts. Riesco a sentire una musica ispiratrice direttamente nella testa. Sarà la magia di Gallic. Ok. Questa è la scusa per avere la musica. Siccome non ce l'avevamo, no? Praticamente è quando abbiamo la musica in sottofondo perché è grazie a un incantesimo suo. Ok. In effetti non c'era niente. Leo si riesce già a vedere Grand Trad. Non manca molto, continuiamo a muoverci e non facciamoci notare dai nemici. Infatti ho visto che è meglio non farsi notare. E sono tutti in bianco, ma in realtà poi sono tantissimi questi qua. Comunque là ci sono delle cose azzurre da recuperare, quindi aspettiamo un attimo. Come vedete lo stile è particolare, più che altro poi è pieno di effetti, di effettucci sullo schermo. Come fossero tutti pollini, polveri, non si capisce bene. In realtà è solo un effetto erba medicinale. Cioè, in realtà proprio bisogna evitare, punto e basta. Oh no, si mette male.
sono più grossi del solito questi qua, o sbaglio? Eccolo qua. Ukronia is shaken to the core by the sudden death of its king. Anxiety breeds dissent among the tribes. Disparities tear them apart, and no mortal mind remembers the heroic tales upon which their land was built. By this story of fantasy, may this faded world be painted anew. Just look! Whoa. Vedete queste cose che sono quasi anche delle foglioline, no? You spare some coin. Bless you. Oh, careful. Hurry. Ok, ci sta facendo subito vedere il lato oscuro della città. Come on, kid. Il lato ricco della città. Appunto, essendo il team di persone, è chiaro che l'impostazione deve essere abbastanza, tra virgolette, matura, nel senso. Capital is incredible. Just look at all the different tribes. You never see this kind of diversity out in the countryside. Not that it's very balanced. I see more Clamars and Roussants than anyone else. Which means a dopey Elder kid's gonna stick out like a sore thumb. Try to keep your head down, okay? Hey, did you hear what they're saying about His Majesty? They say it wasn't illness at all. I heard it was foul play, assassination. Shh, careful who hears you say that. But it's just like the prince, isn't it? They say he was attacked in the dead of night. A war of succession is coming, I tell you. Sounds like monsters have been prowling the countryside. They're sending the guard out to deal with them. The army's really gone to hell. It's a far cry from when we had Count Luis at the helm, I'll tell you that much. Hard to see how the nation can come back from this. We'd not have to ask if the prince was still alive. The king dead. His son stricken. Are there none left to bear the weight of the crown? Ok, qua siamo un retroscena. But not even the kingdom's best, the saint, could purify this affliction. Over 10 years he has languished under this curse. How much longer can his body hold out? No doubt his highness would protest. But since he cannot, we have no choice. For the man who cursed his highness and murdered our king, there can be no mercy. I never thought I would have to ask this of you, but there are so few of us left now.
Dunque, questo appunto è il principe, e qua si vede che noi lo conoscevamo. Questa è la cosa importante. Mi serve qualcuno che si infiltri nell'esercito per consegnare un messaggio ai nostri alleati. Ehi, mi vuoi ascoltare o no? Tu e il principe eravate molto intimi. Ok, dobbiamo incontrare un agente praticamente. Diciamo che non sanno che il principe è vivo. È ancora vivo. Step 1. Let's figure out where the recruitment center is. Shouldn't be too hard considering the need for soldiers. So? Sai già dove andare, guarda che se ti perdi puoi anche ammetterlo e chiedermi aiuto. Dunque apri una mappa locale con RB. E niente, lei ci dà suggerimenti, salvare, ok. Dunque, facciamo subito un salvataggio. Io a questo punto riscrivo in ordine 3 ore, 4 ore, come dicevo, è durato un po'. È la prima volta che ci sono dei prologhi, dei demo, diciamo così, così lunghi. Allora, dicevo questa cosa perché si vede che siamo anche un po' pitali, non si capisce bene. No, a parte che... Ah, adesso mi viene in mente. Questa è magia. Infatti volevo dirlo che secondo me non era la magia. Questi cosi qua servono per attirarla. Qua si vede che sono appunto... c'è una griglia. Ma lo dice a un certo punto. Praticamente è come se la magia fosse qualcosa di fisico e di raccoglibile a questo punto. Quindi tutti questi lampioni qua sono dei lampioni ma hanno anche questa funzione di raccoglimento. Infatti volevo dire, perché ho detto boh, strano che c'è sempre questa cosa, questa specie di polvere o di polline nell'aria. In realtà è quello il discorso. Allora, io volevo fare un'altra cosa, menu, volevo provare. Poi è completo, c'è un sacco di cose qua. Queste sono tutte le tribù. Magari vedremo quando leggerla. Comunque sono state nominate, no? Gli Eldar siamo noi, Clemar, Ossant, questi due sono quelli che ci sono di più qui in questa città. C'è i Paripus, gli Eucronia, no, il principe di Eucronia. Sì, perché queste sono le persone, e Gallica che è la nostra... Una fata che accompagna il viaggiatore nel suo viaggio per aiutarlo a compiere la sua missione speciale. A causa delle sue piccole dimensioni non può prendere parte alle battaglie, ma le sue doti da fata la rendono più abile di viaggiatore quando si tratta di riconoscere la magia e percepire il magla. Il magla è questa, appunto, questa sostanza da cui deriva la magia. Sebbene a volte possa sembrare un po' dura per via dei suoi diversi valori, è una piacevole compagna, valore di vita, è una piacevole compagna di viaggio. Ok, poi abbiamo regno, capitale. Quello che apprezzo è che finché non confermi non va via. Questo apprezzo. Tra l'altro leggevo su Facebook che il produttore diceva che è stato un dito in quel posto fare un'interfaccia così, che doveva essere anche stilosa e efficace. Ecco, il santismo, per esempio, questo qua lo leggiamo, è un credo religioso che professa la fede in un unico Dio e che vanta il maggior numero di fedeli in tutti i regni uniti. Secondo i suoi precetti, recitando la preghiera Claudatio, dal profondo del cuore si può arrivare a Dio e ottenere la salvezza. In quanto religione di Stato, il santismo ha una forte influenza politica. Al momento la teocrazia della corona è al centro degli affari politici del regno. Questo l'ho letto subito perché comunque ne sentiremo parlare. Io piccato stavo dicendo, volevo vedere l'audio perché veramente, ecco, vedete che il volume generale, cioè sono tutti al massimo, ma poi il volume generale in realtà è basso. Proviamo a alzarlo un po'. Che dovrebbe anche riguardare le voci. Se io premo Y, non
Non è il momento di fare deviazione. Se ti perdi, consulta la mappa. Vai sempre dritto sulla via maestra e dovresti arrivare al centro del collocamento. Qui vediamo la mappa. Anche se in realtà non c'è neanche la spiegazione dei simboli. Per il momento no. Comunque sono dei negozi, quelli lì sono delle botteghe. La faccia dell'interfaccia stilosa. Allora, quando trovi questi qui che fanno pss, vuol dire che si può andare vicino a ascoltarli. Non era un semplice animale, dopo tutto nei dintorni c'erano enormi segni di trascinamento. Girano un sacco di voci sui mostri delle lande. Diamine, ultimamente non si parla d'altro. Sì, ma ho letto qualcosa riguardo nel libro di Julian. Dice che non sono ancora stati visti nei pressi della capitale reale. Questa cosa che passa è un drone che spia la gente. È un po' techno fantasy, diciamo così, questi. Eccoci qui, Grand Trail, francamente non garantisco che dei Paripus verranno trattati bene in questa città. Infatti abbiamo già visto che sono i poveri, praticamente, i paria della situazione. Lo sappiamo già senza che tu ce lo dica. Siamo stati attaccati da un mostro nella nostra città natale. Non abbiamo avuto altra scelta che venire qui. Non ha importanza come ci tratteranno, dovremo accontentarci. Beh, se vi uccidono al patibolo, però... Adesso proviamo a leggere un po' di cose. Elda, sei venuto a piedi, non dimmi che c'è stato un incidente sul tragitto. No, è più probabile che ti abbiano buttato giù dal carro. Mi dispiace, ma è così che vengono trattati gli Elda. Beh, almeno si dispiace, dice lui. Fino a qualche anno fa i trasvettori venivano parcheggiati qui, in quest'area di sosta per le carrozze. Allora, il trasvettore, ne parla anche più avanti, è un mezzo di trasporto, ma non ho ben chiaro come sia. Poterli vedere era l'unica cosa che mi esaltava, ma oggigiorno sono banditi, credo. Forse è quello che abbiamo visto con le zampe? Perché dice che venivano parcheggiati qui, ma non sono le carrozze, ovviamente. Poi non si può andare dove si vuole, qua ci dirà che non si può, vediamo un attimo. Non allontaniamoci troppo. In realtà in questa prima fase dobbiamo soprattutto andare all'obiettivo, però io vorrei essere un po' completo, quindi sentire, chiaramente si rallenta il gameplay. Devi credermi, l'ho visto con questi miei occhi, un mostro ha attaccato una città e, ma per favore, se fosse vero avrebbero già dispiegato l'esercito, l'esercito, sei sempre il solito. Avrei visto un cane a randaggio scambiandolo per un mostro. Una persona normale non ci avrebbe neanche fatto caso, ma tu devi sempre ingigantire tutto. Vabbè. Questa? Ah, è un Elda. Che ci fa uno come te qui a Grand Trad? Che c'è di male se sono qui? Non è evidente. Ho sentito molte volte in chiesa. Gli Elda utilizzano una magia contraria agli insegnamenti del Santismo. Ecco perché ve l'ho letto. Magia contraria agli insegnamenti del Santismo, dice lei. Se potessi davvero usarla avresti la vita facile, altro che, è davvero irritante, ma è meglio non fare scenate. Cioè, in pratica sta dicendo che non è così. Cioè, che hanno le solite cattiverie che si dicono, falsità. Allora, la corsa è on off, cioè adesso qua si nota poco, ma all'inizio non capivo che era on off. Pensavo di dover tenere premuto, invece no, sì. Guarda, laggiù si vede il palazzo reale. Dove? Boh. Là dove ci sono quelle specie di due corna? No, un momento, non è possibile. Quella non è la Gran Cattedrale, mi pare ovvio, visto che non è sulla via principale. A quanto pare il Santismo riceve un trattamento di riguardo, anche più della monarchia. No. Di cosa parlavo? Boh. Un Elda, eh? È uno spettacolo insolito a queste parti. Oh, non è mia intenzione essere scortese, solo che questa città non è molto amichevole con noi tribù inferiori. Ok. Ma cosa non ti dispiace? Sto benissimo, sarò anche una Paripus, ma sono più tenace della media. È uno stile... Bella, boh, non so cos'è quella là in fondo. Comunque lo stile è un po' tipo 800 europeo, no? Cosa così. Qua non possiamo, mi sembra. Più avanti c'è Viale Ombrato. Ricordi il patibolo e tutti quei mendicanti? Io non ci tornerei senza un buon motivo per farlo. Era dove eravamo prima, no? Quando sono entrati
in città. Questo? Santo cielo, perché questo carro ci mette così tanto? Abbiamo appena superato il centro di reclutamento e sono stati più veloci loro a registrare nuove reclute. Se non la smetti di cincischiare, farò mettere una taglia sulla testa di quel cavallo. Su, su, non spazientitevi. Signore, tra poco ci sarà il funerale reale e la strada è piena di gente. Un'altra cosa, i video li caricherò, anche se sono di 2 ore questo caso, proprio perché secondo me è una serie enorme, cioè potrebbe essere una serie molto lunga. Non divido più, cioè persona lo dividevo mezz'ora se non sbaglio, o comunque per lungo tempo io ho sempre diviso gli episodi in frazioni di mezz'ore. Però non, è una scelta che ho, ho cambiato idea al riguardo, e specialmente quando poi è un gioco grosso così. La convenienza di fare i brevi, per esempio, è che in tanti giochi riesci a far stare magari in un episodio di mezz'ora una specifica missione, per esempio, soprattutto se è un gioco tipo open world, no? Quindi poi potevo intitolare l'episodio col nome della missione. E così magari se uno interessava quella missione la trovava, quindi era più comoda da quel punto di vista lì. Però poi dipende da gioco a gioco, ci sono giochi che magari in un'ora fai una cosa sola, quindi sì, puoi spezzarla parte 2, parte 1 come ho sempre fatto, però non lo so, il problema è che più che altro che diventano serie molto lunghe, come dicevo, non sono ben viste da YouTube in particolare, e non entro nei dettagli. Oh, ma guarda, c'è un nuovo modello disponibile. Potrei scagliare incantesimi con un arcimago, se ne avessi uno così. Allora, qui vediamo che per fare la magia però ci vogliono questi strumenti che si chiamano inneschi. Beh, eccoci in una grande città, praticamente chiunque ha un innesco magico, e ce ne sono di diversi tipi per giunta. Ancora un po' mi ricorda il tema di fondo di Atomic Heart, che c'erano questi strumenti, i guanti, no? Cosa che erano? No, erano... No, lui aveva il guanto, ma c'erano altri strumenti che permettevano di accedere, diciamo così, a varie funzionalità di rete, e senza di quelli eri come un signor nessuno, no? E qui hanno questi strumenti che servono a quanto pare per poi convogliare la magia. E qua, cos'è un innesco magico? Quindi ce ne sono un paio nella vetrina. Un paio. Io tutte le cose che vedo sono più di un paio. Così come uno strumento suona una melodia, un innesco lancia una magia. Sono cose difficili da trovare in campagna. Io non riesco nemmeno a immaginarlo. Agitare in aria un bastone per lanciare incantesimi. Ecco, quello che non so è se è necessario per forza un innesco magico o se l'innesco magico è semplicemente uno strumento che ha una sua magia. Siccome anche nelle persone ci sono oggetti che servono per esempio per lanciare magie minori, per esempio non so, di vento eccetera, che sono utili nel caso che le persone sono molto utili, perché se in quel momento ho un party che nessuno ha, non so, una magia di vento, ma il vento è quello che è necessario in quel momento per buttare a terra un nemico, no? Perché la sua debolezza, allora magari usi questo oggettino, non gli fa tanti danni ma li butta a terra, no? E il discorso di buttarlo a terra ti permette sempre, come dicevamo, un altro turno, no? Quando tu attacchi una debolezza prosegui il turno sostanzialmente. Quindi non so, non ho ben chiaro se in questo caso sono strumenti per convogliare la magia o sono strumenti che hanno una magia quella e basta. Penso di no, perché in realtà sembra che tutti lo abbiano, quindi sembrerebbe più uno strumento per lanciare magie, non una specifica magia. Ecco, io invece posso usare la magia quando mi pare e piace, e riesco persino a vedere il magla nell'aria, anche se non sono esattamente un arcimago. Oh, donna Losca. Ogni giorno una sorpresa, una fata e un ragazzo Elda. Siete appena arrivati nella nostra splendida città? Niente, quando parlo ne lascio parlare. I run this humble shop. Are you in the market for an igniter? Here's something that might catch a foreigner's eye. This is modeled after the royal scepter. Sta parlando di questa specie di spada, non è un po' ingombrante?
Lo scettro reale. The royal scepter. You've really never heard of it. Wow. Where do I even start? A symbol and instrument of the crown's sovereignty, passed down through generations. If you believe the legends, it houses incredible magic. More practically, you might call it the world's most potent magic igniter. And in the king's hands, it was enough of a deterrent to stave off invasion. Mm-hmm. Now he's dead, with no living heir either. Tragic, isn't it? Kingly magic is of little use without a king. You picked a bad time to visit, boy. I don't know why you're here, but there's trouble brewing. I'll keep that in mind. A word of caution, then. Your survival is your own responsibility. Okay. Well, that was unnecessarily ominous. She has a point, though. We need to be careful. Anyway, we don't have time to hang around chatting with the locals. We've got a recruitment office to find. Let's head there. Allora, vediamo un attimo una cosa. Vediamo se nel memorandum la magia regala trasvettore. Ok, guardiamo queste cose. Allora, magia. Un termine generico per indicare le tecniche che consumano potere magico al fine di piegare le leggi della natura per provocare determinati fenomeni. Ha una vasta gamma di applicazioni che spaziano dall'uso nelle attività quotidiane all'impiego in battaglia da parte delle forze armate. Tuttavia la magia non è una risorsa accessibile a tutti, poiché per usarla sono necessari degli inneschi magici ottenibili solo dietro licenza. Ok. Quindi, come dire, tutti possono fare la magia, ma se non è questo innesco non... Andiamo a leggere gli inneschi. Gli strumenti che convertono potere magico in magia. Gli inneschi sono indispensabili per usare la magia, ma per detenerli serve una licenza rilasciata dal regno. La licenza si ottiene previo superamento di un test, ma alcune categorie di utilizzatori, ad esempio i membri dell'esercito, sono esentati dall'obbligo di sostenerlo. Il prezzo degli inneschi varia a seconda della potenza e delle funzioni. In genere la spesa equivale a quella dell'acquisto di un terreno o di una casa, però. L'opinione comune è che l'acquisto di più di un innesco sia troppo oneroso per gli esponenti del ceto medio. Al fine di evitare incidenti e azioni criminali, solo la teocrazia della corona e l'associazione magica detengono i diritti di produzione degli inneschi e ogni tentativo di contraffazione è punito severamente. Il tempo che si impiega a lanciare la magia dipende dall'abilità dell'utilizzatore, ma può variare leggermente anche in base alle prestazioni dell'innesco. L'utilizzo di un innesco da fermi è piuttosto semplice, mentre è difficile attivarne uno istantaneamente quando si è in movimento. Per questo motivo è sconsigliato fare eccessivo affidamento sull'uso di inneschi magici. Questa era solo una pagina, sì. Magla. Termine tecnico per indicare la fonte di potere alla base della magia. Si può trovare in varie concentrazioni in natura. Infatti, le specie di scagliette di bianche. Per esempio nelle persone, nelle piante o negli animali. A volte in aree dove è presente in alte concentrazioni il magla tende a cristallizzarsi. Per questo alcuni studiosi ritengono che le particelle che lo costituiscono siano troppo piccole per essere visibili a occhio nudo. Non le vediamo. Trasvettore. Sì, è quello lì. Quella strana cosa con le zampe, evidentemente c'è una cabina interna. Con questo tema sono indicati i veicoli che funzionano autonomamente grazie all'energia magica e che vengono utilizzati per attraversare territori impervi dove si manifestano mostri o fenomeni magici. Dal momento che avventurarsi a piedi o in carrozza al di fuori delle aree abitate è incredibilmente pericoloso, qualsiasi viaggio a lunga percorrenza si trasforma in una vera e propria impresa in cui non è raro perdere la vita. Tuttavia, con l'espansione delle città e dei paesi aumenterà anche la domanda di risorse da trasportare in quantità massicce. Per sgomberare e ripulire i terreni selvatici, invece, è sorta la necessità di dotarsi di veicoli armati e resistenti. Esistono trasvettori più piccoli che nelle dimensioni ricordano una carrozza armata con l'aggiunta di un ponte. Tuttavia, i più comuni restano quelli dotati di gambe, sui quali è collocata una cabina abitabile paragonabile a una piccola casa. Quindi sono di diverso tipo, probabilmente anche astronavi. I trasvettori con le gambe sono più comuni di quelli con le ruote, dato la loro versatilità. Da una parte sono in grado di percorrere i terreni irregolari con maggiore facilità, dall'altra consentono un abbattimento dei costi grazie all'impiego di parti anatomiche dei mostri più grandi.
come le pelli e gli scheletri, risparmiando così sulla produzione di componenti artificiali, cioè sono fatti mezzi anche di mostri. Magia regale. Una potente magia tramandata per generazione dei re di Eucronia, invocata mediante un innesco speciale, lo scettro reale. Possiede il tremendo potere di realizzare qualsiasi cosa desideri il re. Nella lunga storia del regno ci sono diversi documenti che ne attestano l'utilizzo, sia per scopi rivoluzionari che oppressivi. E la sua applicazione è descritta in tutti i casi come un disastro cataclismico. Continua ad avere un forte valore di deterrenza per la famiglia reale e il regno. Regno Unito di Eucronia, un'unione di regni alleati formata dal Regno di Eucronia, dal Principato di Oceana e dal Principato di Montario. Il Principato di Montagna e il Principato del Mare. Eucronia rappresenta lo stato egemone e il suo re è anche sovrano degli altri due regni. Itolodeus I fu il primo sovrano dell'Unione ed è spesso indicato come il fondatore. Il continente è circondato da forti e rapide correnti, tanto che le navi provenienti dal di fuori possono gettare l'ancora solo nel mare interno meridionale, dove le acque sono più miti. Quindi noi ci mettiamo, è tutto ambientato in teoria in questo unico continente, ma esistono altri continenti, evidentemente, in altri regni. Di conseguenza nel corso questo, diciamo così, alla fine si è unificato. Però ci sono 8 tribù e abbiamo visto che ci sono fenomeni di, chiamiamolo, razzismo, insomma. Di conseguenza nel corso del tempo sono state poche le invasioni esterne e i tre paesi possono vantare una lunga storia. La capitale nonché città più grande del regno è Grand Trad, che poi diventa Trade, quindi commercio, gran commercio sembrerebbe che si chiami. Situata nella zona centrale centro-settentrionale di Eucronia, la religione più diffusa è il Santismo, che è stato riconosciuto come religione di Stato per volere dell'ultimo re, Itolodaus V. Adesso andiamo avanti, leggiamo un po' alla volta. Questo ci stava perché aveva tutto un senso. Questo cosa dicono? Perché i inneschi magici della situazione magica Lycaon sono così cari? Beh, immagino che questo valga per qualsiasi innesco. Vero, sto pensando di lamentarmi con la proprietaria. Sai, come ho fatto al cambio? Beh, il negozio è di Brigitta Lycaon. No, Lycaon. Quindi si chiama così la donna losca. Dicono che sia una donna spaventosa, però sono un cliente pagante e andrò a parlarle. Ok, anche di qui c'è altre cose. Non so, ditemi voi se volete che sono... Gioco sono anche questi, cioè gli RPG sono anche così, sono da leggere. Il funerale reale per sua maestà, il re si svolgerà alla grande cattedrale. Ovviamente vi prenderà parte anche sua eminenza Forden. Riunitevi alla grande cattedrale nel giorno delle esequie. Nessuno si aspettava che sua maestà sarebbe venuto a mancare, è senza un erede per giunta. Era alla mercé della Chiesa Santista, in pratica era come se fosse morto già da un pezzo. Mi preoccupa come reagiranno i paesi annessi quando sapranno che la dinastia reale si è estinta. Spero che non si arrivi a una guerra civile. Cioè, in realtà, voglio dire, nel RPG è anche la sua storia, no? Quindi mi ero unito l'esercito perché rispetto Lord Louis, ma ora verrei linciato anche solo a dirlo. Che cosa farà l'esercito di Stato? Visto la situazione, al momento è impossibile trovare delle reclute decenti. Poi immagino che in realtà, appunto, lui, cioè la gente non sappia che lui sia l'assassino. Centro di reclutamento dice: prosegui questa strada verso la cattedrale. Ok. Immagino che gli Eder non possono fare altro. Non dare nulla per scontato. Oh, pensi di essere migliore del sudiciume di Viale Umbrato da cui sei strisciato fuori. Stai per avere un brusco risveglio, ragazzo. Questo serve da picchiare sul posto. Sembra che possiamo andare. Questo che dico, sono giochi particolari per cui c'è tanto da leggere e ci sono tanti combattimenti, quindi, però c'è la storia, è sempre quello. Io quando gioco i JRPG, è come un po' tutti noi occidentali, credo, è principalmente per le storie, perché non sono delle specie di avventure, però c'è poi da tapparsi il naso per tutto il resto, per tanto del resto. Credevo che in mezzo a questa folla nessuno avrebbe notato che sei un Elder, invece la gente è più sveglia di quanto pensassi. Non vogliamo attirare l'attenzione, ma nascondere la tua tribù li renderà ancora più diffidenti. Potranno anche insultarti, ma tieni la testa alta.
So che può essere dura, ma dobbiamo completare la nostra missione. Dunque, il centro di reclutamento che stiamo cercando dovrebbe essere più avanti. Se reclutano perfino Yelda, allora la fine del mondo è vicina. Se lui si prendesse potere, non dovremmo abbassarci a tanto. Wow, questo qui non usa mezzi termini, ma stringiamo i denti per ora. Dobbiamo pensare a salvare il principe. Allora, adesso comunque cercherò di regolarmi un po' io. Soprattutto che Caterina ha catturato un'altra grossa taglia. Sì, persino l'esercito non riusciva a trovare dove si stava nascondendo, quindi non sapeva proprio che pesci prendere. Il naso dei Paripus è imbattibile, mi sa. Il suo lavoro ci fa fare la figura degli incapaci. Quindi abbiamo scoperto che i Paripus hanno un bello fatto. Il santore anziano. Quando ho sentito che sua maestà era stato assassinato, non riuscivo a credere alle mie orecchie. Ma era un uomo che non santificava le feste. La sua morte non causerà alcun disagio. Finché abbiamo sua eminenza, il santefice. Santefice, visto che pontefice. Forden, questo paese sarà sicuro, ok? Quindi sappiamo che Forden è il pontefice, diciamo. C'è un sacco di cose da leggere. Si mormora che Forden sarà il nuovo re, ma è ancora tutto da decidere. Ah, ok. Quindi teocrazia totale, praticamente. Il compito di noi Ischia guidare le masse di ignoranti. Giusto, avere un Rohag per sovrano sarebbe un vero disastro. Ah, queste tribù però non sono indicate, sono comparse magari adesso. No, per ora no. Quindi è indicate altre due che non... Beh, sono otto, hanno detto, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, mancano 3. Quindi è indicate altre due. Forden. Ah, è questo qua, Forden, che l'abbiamo visto nel filmato. È Stephen Forden, il 78 santefice della Chiesa Santista, la regione di Stato dei Regni Uniti, rappresenta la massima autorità all'interno del santismo ed è anche il capo della teocrazia della corona. Non proviene dalla tribù più popolose, quelle dei Clemar e dei Ruissant, ma dalla tribù dei Rohag. Ciononostante, la base dei suoi sostenitori è molto ampia. Nel tumulto che ha seguito la morte improvvisa del re, molti hanno iniziato a considerare una sorta di reggente del sovrano, in quanto capo della fazione moderata. Cioè, dobbiamo anche capire un po' l'ambientazione in cui siamo immersi ed è per quello che loro hanno messo tutti questi dialoghi. Niente, allora dovrebbe essere qua. That must be the recruitment center. I'll let you take it from here. It should be pretty straightforward. Oh, and if they start asking questions, just be as honest as you can. Lying will only make us more suspicious. So long as you don't compromise the mission, good luck in there. Ok, you got this. A blue blood, are you? The army's no place for velvet swaddled lordlings. Why are you here? Perhaps your noble family collapsed under its own weight. Simpatico questo qua. Lineage seems a strange measure for a soldier's word. I'm looking to enlist. Is that enough for you or not? An uppity one, aren't you? Fine, lordling. Welcome to the guard, where it'll be your privilege to die screaming and bloody in service of your country. But mark my words, war will turn your arrogance to piss. When your corpse is plucked from the mud, don't... Rousing words, Captain. You think threats will buy loyalty? No wonder nobody respects the guard anymore. But I'm here now, so perhaps the kingdom isn't a lost cause. Insolent pup! You will learn your place. Don't. The healers have enough on their plates already. Be gone, and be thankful you're still in one piece. All right, next, pup! An elder? I thought your kind was long gone. Age 18. An orphan, too. The army can always use more of those. Non è sempre comodo, quindi se muoiono meno cazzi. So, what brings you to enlist? Ho bisogno di soldi, mi annoio.
I want to fight for real change. Lofty words for a gutter rat with an empty coin purse, no? So, what can you bring to our beloved core? Any skills to speak of? Sono più forte quanto sembro, ho una mente acuta, so incassare bene i colpi, sono piccolo ma veloce, ho sempre avuto fortuna. Dai, questo. I'm stronger than I look. È un po' esilino in realtà, With arms like that, you'd have to be. Sarcastico. Last order of business. Make your mark or sign your name if you're actually literate. Fai la X o firma. Cioè, ma ce lo richiedono? You know your letters, do you? Forse era una chance per cambiare il nome. All right, lad. Welcome to the guard. Yes. I'm sure you heard about the monster sighting, so stay sharp out there. We're shorthanded as it is. Be a good lad and try not to get killed on your first deployment. No, essendoci cognome, sì, forse potevo mettere anche quel capo, però. Oltre ad Atom, per esempio, lo uso per profili secondari, in certi giochi quelli che hanno, per esempio, non so, i classici tre profili, no? Cioè, Atom è quello, come dire, che uso senza registrare, no? E Wakeup invece è quello da registrazione. In questo caso, appunto, avrei visto che non c'è il cognome, in pratica potevo anche... Cioè, non ce la fai a mettere il cognome, non perché non c'è. Ma l'Elfman non riesco a metterlo. Avrei sentito parlare degli avvistamenti di mostri, quindi tieni gli occhi ben aperti. Siamo già a corto di uomini, perciò vedi di non farti uccidere al primo incarico. Simpaticissimo questo. Che fila, eh? Beh, direi che non ci resta che aspettare il nostro turno. Questo. Uomo scoraggiato, sei molto giovane, hai intenzione di arruolarti? Beh, se sei al verde e non hai un lavoro, l'esercito è la tua unica scelta. Ora come ora è tutta una questione di soldi. Prima di tutto mettiti in fila, se vuoi un innesco magico, non avvicinarti direttamente al banco o ti sgrideranno. Allora, a me sembra che sia ancora un po' bassina, tutto sommato. Preferisco quando mettono le percentuali. O il valore da 0 a 10, di solito metto 8, 9. Facciamo un altro salvataggio, così sovrascriviamo questi intanto. Allora, poi... Bacheca. Ci sono un sacco di manifesti affissi. Non è il momento di restare imbambolati, dobbiamo metterci in fila. Tra l'altro ci dovrebbe essere anche qua delle secondarie, degli incarichi proprio a tempo anche. Paripus ansioso. Dicono che nell'esercito l'attributo d'origine non importi, ma probabilmente mi piazzeranno in prima linea come carne da macello. Non che riuscirei a trovare un lavoro migliore. Almeno nell'esercito di Luis la gente è valutata in base al merito, persino noi Paripus. Quindi sa già che farà una brutta fine questo. Dannazione, sono venuto per arruolarmi perché dicono che qui si possono fare i soldi in fretta, ma perché diamine dovrei fare a squadra con degli schifosi Eld? Un calcio nelle palle ci starebbe benissimo. I Paripus riesco ancora a sopportarli, ma per me gli Eld sono proprio inquietanti. Perché mi trovo inquietante? Ma tu cosa ne sai della parola di Dio, eh? Bah, immagino che sia normale per gli Eld, non ci può fare niente. Ma c'entra la parola di Dio? Sei Dio tu o... Ecco che parte, lascialo stare, ci farebbe solo perdere tempo, ma a meno che non c'è nel loro libro sacro soliti discorsi di razze elette o meno, non lo so. Vuoi seguire il mio esempio? In tal caso la fila comincia dietro di me, o ti servì a qualcos'altro? Sei davvero un nobile. Hai forse rigliato il mio colloquio. Sì, sono davvero nobile, ma di campagna, proveniente da una famiglia senza alcuna influenza. Wow. Diciamo solo che è per via di alcune circostanze passate.
Voglio offrirmi volontario per proteggere il regno. Tutto qui. Beh, anche tu vuoi saltare la fila. Se vuoi ricevere il tuo innesco magico, devi metterti in coda. Nessuno segue mai indicazione, perché qui vengono soltanto i balordi. Mettiti in fila. Wow. Ma però non sono incazzati così tanto, dai. Sembra che ci siano stati degli avvistamenti. Di cosa? Di questi mostri enormi? Pensi sia solo quello il motivo per il quale c'è carenza di soldati? Avrei voluto saperlo prima. Com'è che li chiamano? Qualcosa come Uma? Uma? Ok. Dopo vedremo. Avanti il prossimo. Un altro Clemar. No, aspetta, non somigli agli altri. Di certo non sarai un Elda? Sei il primo che vedo. Fuori dai piedi, c'è chi ha la precedenza qui. Questi qui con le orecchie così sono Ruassant. Come si dice? Ruassant. Boh. Ora diamo degli inneschi anche a scudieri e bambini. Che spreco di ottimo equipaggiamento. Io saprò farne un uso migliore. Da qua. Cola. Care to say that again, boy? We all have our reasons to enlist. Now get back in line. Oh, another high and mighty Clamar, is it? You think your pretty words will measure up to pure Roussant strength? Roussant. Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now, you owe us both an apology. Come on, no fighting in the ranks. Sorry for making a scene. You all right? Thanks. You didn't have to do that. Just felt like stepping in. Don't worry about it. Diciamo che potevano, soprattutto in un gioco così con il cel shading, potevano mettere almeno anche il DLA, no? Deep Learning AA, anti-aliasing, perché comunque si vedono scalettature. Se volevi farlo sembrare un po' più un cartone animato, dovevi almeno mettere qualcosa del genere. Invece non c'è neanche DLSS, mi sembra, non c'è niente praticamente. Mi andava ad intervenire, l'ho fatto tutto qui, non preoccuparti. Beh, ci vediamo in giro, cerca di non morire prima del tempo. Don't make my job any harder, please. Here, your igniter. Innesco del fuoco. These days most come with their own magma crystals. So with practice, anyone can use magic, to an extent, anyway. Cioè, quindi non è... la magia non viene comunque da te. È uno strumento che usa magla per fare, una, in questo caso, una magia di fuoco. It's not the sort of thing you can master in a day. For now, newbies like you best focus on surviving. Una cosa che al collo, a quanto pare, è un innesco magico. Credo che anche il capitano con cui ho parlato prima ne avesse uno. Li fanno di varie fogge, come ho visto prima al negozio della, sulla via principale. La mappa? Lo protegge con la mia vita. A costo della mia vita, la mappa? Wow, that's a real map. It's dangerous to even chart the wilds, but this is full of details. Listen up, striplings. My name is Captain Klinger, and as of this moment, you miserable lot are under my command. I'm sure you've all heard about our forces being tied up with the funeral proceedings for His Majesty. But if you think you're on cushy security detail, first, you will be deployed to a fortress at the northern border, where you will be trained into true guards. Our veterans there will teach you the one thing you need to master if you are to survive. Il dolore. Perfect. That's exactly where our contacts hold up. Okay. Enjoy tonight's sleep, because it's the last full night's rest you'll get. Look at all the other recruits. They really are desperate for new blood. Oh, right. I know you don't know what our contact looks like yet, but he'll know you by your sword. Dalla nostra spada. He'll also know right away why we've come. And don't worry, I'll recognize him. Well,
The charming captain is probably right. We should get some rest before tomorrow. Hey. You awake? Sì, siamo svegli. Cioè dorme vestito però senza calze. Sorry to bug you. Look, I just have a lot on my mind. I'd heard about what it was like in the capital, but still, when you hear and see all this prejudice out in the open, it's a lot. You okay? È così e basta. Just how it is. Well, I don't think that should be how it is. Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. These are the same kind of people who burned down your village, remember? Continuiamo questo atteggiamento. I'd rather not think about it. Oh, you're right. Sorry. I'll drop it. The prince was kind to take you in. He cared more about who you were than what you were. I can see why you'd want to repay him. Mm. Oh, speaking of, he's the one who gave you that book, right? Can I see it? Sure, I guess. I gotta say, cioè, il principe ci ha dato questo. Thanks. It's what you call a fantasy story, right? So it's a fantasy world made up by the author. The prince loved those kinds of stories. Okay, let's see. It says the young traveler was amazed by the world he saw. In this world, there is only one tribe. All people except ecco qua. And no soul is born into discrimination. Questo mondo c'è solo una tribù, che in realtà è quella umana. Tutti si accettano a vicenda e nessuno nasce discriminato. So not even any fairies? I guess less differences means less to argue over. In such a world, there is no need for sorcery. A megapolis is built through learning and labor. Okay, è il nostro mondo. Towers of glass that reach the heavens. Safe nights with no dark shadows. Busy streets well traveled. And in the laws of these emotionally satisfied people, it reads, all lives are equal. Wow. Oh, la fantasia. No magic. No tribal conflict. And equality for all? It really does sound like a fantasy. But it's strange to feel envious of a fictional world. Hey, are you asleep already? You know how hard it is for me to turn these pages on my own? Well. Guess I'll just read more later. Good night. Undici gradi. Registrare, salvare. Ci sia anche la temperatura? Beh, no, a parte che la facevano. Forse la temperatura. Sì, anche la temperatura facevano in persona. Sì, diceva se era notte, se pioveva, se. 19 gradi. Ok, retroscena qua. Shouldn't you be resting? I'm fine. In fact, I'm glad we have this chance to talk. I've been reading, and I hope that someday we can make our kingdom like the place. Questo è il principe che sembra una ragazza. You said it was some kind of fantasy novel, didn't you? Mm. Our lives are decided at birth by tribal purity or by the differences that make us who we are. I don't want that to be the world we live in. The elder here are a perfect example. If you'd not sheltered me, I would never have survived. And yet, they burned your home down. It's tragic, and no one should have to suffer so. Someone needs to fix. You okay? Don't push yourself so hard. Anche il vestito. Reality is much too cruel. I know that. Cosa qua al collo. But I'll fight it. I'll fight to the end. I'm a prince, but I need to be a hero. One worthy of the throne.
A hero? One who can lead. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Familiar words. When I'm down, when I struggle, you're always there to help me through it. Let's do it. Sembra una ragazza, scusa. Trust me. In Giappone sono un pezzo che fanno queste cose qua. Sono personaggi ambigui, non si capisce bene. Non so bene la ragione. Sembra il walk prima del walk. Forse adesso siamo a un discorso come anche commerciale, no? Nel senso che siccome i loro prodotti sono rivolti sia a maschi che femmine, giocano su personaggi che appunto sembrano un po' uno l'altro, boh, per forse cercare di attirare entrambi i pubblici, no? Di piacere ad entrambi i sessi, non lo so, a me non fa impazzire questa cosa, anche perché questa sembra veramente una bambina. Già anche il protagonista è un po' strano. Sono i Final Fantasy forse tra i primi che hanno iniziato queste cose. Comunque c'è sempre questo Magla, che direi che è visibilissimo, a meno che non lo vediamo noi. Comunque è molto stiloso. Chissà quante strade abbiamo già percorso, controlliamo la destinazione, il forte al confine nord. La mappa del mondo ti fornisce informazioni su luoghi circostanti, usa i tasti di movimento per evidenziare il luogo che vuoi conoscere meglio, poi premi A per confermare. Dunque, il forte al confine nord è una fortezza costruita a difesa dall'area settentrionale di Grand Trad durante la guerra d'annessione, è stata rimessa in funzione a seguito dei recenti avvistamenti di mostri. Forte al confine nord, il nostro contatto dovrebbe essere lì, speriamo di trovarlo in fretta. Chiaro. Allora non possiamo fare altro che riposare, domani dovrai tenere gli occhi aperti. The carriage transporting the new recruits arrives at its destination. G, cos'è il giorno del riposo? The towering fortress was built during the Annex War, in the mountains at the edge of the territory. Even now, soldiers are sent there for its strategic importance to the royal capital, and to combat the rising waves of monsters. Fresh-faced soldiers disembark from their coaches at the foot of a steep ascent to the fort, the first of many uphill battles. Oh, finally! Can hardly feel my legs. Listen well, you lackwits! The battlefield is no place to sit on your asses! And the border front is always a battlefield! Stand to, curs! You have the honor to serve at the command of Captain Klinger! War hero, tactician! Spare us this drivel. Say, friend, I'm curious. What is it about that book that's captivated you so? Un mondo con la sola tribù, un mondo senza magia. Attirato? In teoria nessuno di queste due mi attirerebbe se fossi lui. È complicato. It's hard to explain. Some kind of fantasy novel, you said. So it's describing a better world.
A utopia, perhaps. I'm something of a reader myself, but that's not like any book I've read. You know, when the late king took the throne, he was quite the idealist himself. He made grand claims about unifying the people under his rule. Never managed to do it in the end, of course. Reform takes more than high-minded, eloquent speeches. Maybe he was too blind to see that himself. Listen to you. A babe with his first sword thinking he knows better than a king. Ugh, nobody asked you. Something to say? Go on. I'm listening. Don't worry. My friends all talk. Hey! This one's sharp for a lesser tribesman. Well, Clamar, I'll let it go this time. But only because I like your friend. Next time. La nostra tribù minore è riferita anche al, al valore numerico. Può essere. Però. I suppose I deserved it in part. Speaking ill of the dead. Di solito non è così. Nel nostro mondo non è così. Nel senso, non è che se una diciamo razza era in numero inferiore, allora si sentiva inferiore o si metteva da parte, anzi. Ci manca solo che mi cazzi in altri guai, anche se un po' me la sono cercata. Non si parla male dei morti. Il re, intende. Although I'm glad a bad habit seems to have drawn us together. Oh, never got round to an introduction. I'm Stroll. Leon Stroll, son of the Count of Harlia. You are? That's my name. I have that right? It's got a certain weight to it. Grazie. For what it's worth, my title doesn't mean much. Here and now, we're peers and equals. Tutte canne da macello, sì, infatti. By the skin of my teeth! Now, where was I? Right, as for you, fresh meat. Someone... Is that a soldier? Beh, sei cieco. Hey, speak to me, man. What happened? Listen. Stay on guard. Is it Ha perso i sensi. Mine. Must be one of the fort guard. Those damn vultures across the border. They must have heard about the king's death. Allora, detta così, non è uno dei miei, deve essere una guardia del forte. Quei maledetti voltori al confine avranno saputo la morte del re, boh, quindi si vede che dei banditi, pensa che dei banditi hanno assaltato il forte. Anyway, to the fort. Double time. Ah, lui resterà qui a badare al poveraccio. You want us to go on ahead? Alone? Shouldn't we at least send a team back to ask for... I knew fear would take you at the first step. You want to proprio il classico stronzo. No place for cowards. You are part of His Majesty's Royal Army. Swallow Armatevi e partite. He's right. Armiamoci e partite. Warriors. Up there is our first chance at glory and riches. Down there, let's go. Damn it. Well. I suppose this is what we signed up for. Hey, I've got a bad feeling about this. It's hard to explain, but it's like there's a stench in the air, and it's getting stronger. Hey, did some... Wait, is that a fairy? Did you catch it yourself? È la mia compagna di viaggio. She's with me. Yes. And I have a name, by the way. It's Gallica. So you travel together? You've stayed well hidden for quite a while. Well, I didn't want anyone making a fuss. But we've got bigger problems right now. I can't shake this feeling. Agreed. I'll follow orders, but I'm not about to let this armchair general send me to my death. Let's take a moment, then head in once we're prepared. I assume you know how to use an igniter prop. I'm not so sure. He's never used one before. I mean, he's a commoner, so... Fair enough. Well, just stay behind me and you'll be... I'm with you. Ok. Alleato. This is bad. I didn't think you'd actually have to fight anyone. I just hope our contact in the fort's okay. Ok.
Stavo avendo un dubbio. Beh, siamo finiti in una situazione inaspettata, ma non perdiamo di vista la nostra missione, ok? Il nostro alleato è qui dentro? Sì, credo proprio di sì, e dobbiamo fare in modo di trovarlo. Certo che ne hai di forza nelle gambe. Di che parlavate? Ho sentito qualcosa su un alleato? Oh, niente di importante, era solo preoccupato per i suoi alleati all'interno. Capisco, beh, la situazione non fa stare tranquillo neppure me. Entriamo. Allora, qua... infatti... questo è già un dungeon. Questo è stato un dungeon. Quando sei in un dungeon non ti fa salvare. Non ti fa salvare se non quando arrivi nelle famose stanze sicure. Che però non ci sono sempre. E non sono subito. Sto dicendo... mi sta venendo il dubbio che questo qua non faccia un cavolo. Sì. Ok, qualcosa fa. Non so perché ce l'ho già alzato due volte, ma non sembra alzarsi. Tra l'altro c'è questo problema qua. Bel coso. Quello è un umano. Sì, i mostri sono umani. Li chiamano umani. Curioso. Questi mostri, non i mostri comuni. È orribile, quanti morti. Io spero che tu stia bene. Non è il momento di stare impalati. Cerchiamo in giro, forse c'è ancora qualcuno che respira. Grius, quanto pare il nome dell'alleato. Ok. No, nessuno di loro respira. Accidenti, siamo arrivati troppo tardi, ma deve esserci qualcun altro qui. Continuiamo a cercare. Sto dicendo che adesso c'è un classico problema, che appunto nel dungeon non ti fanno salvare, ma io tra non molto dovrò andare via. Bravi i giapponesi. Attenzione, abbiamo compagnia. E questo cos'è? È simile al mostro apparso prima. È più piccolo, ma anche questo è un umano? Beh, non abbiamo altra scelta che combattere. Umano. Allora, poi siamo sempre di fronte alle strampalate, i mostri strampalati, no, che ci sono nei JRPG. Ma sei un umano, che speranza abbiamo? Un motivo in più per non lasciarlo a piede libero. Fidati, io ne so qualcosa di questi mostri. Senza contare che la nostra unica speranza è unire le forze e colpire all'unisono. Non sei d'accordo? Sono d'accordo. Lieto di sentirtelo dire, se mi darai una mano avremo qualche possibilità di farcela. Ascolta, non riusciamo ad abbatterlo attaccando separatamente. L'unica possibilità che abbiamo è agire insieme con un piano. Chiaro? Dobbiamo collaborare. Lascio decidere a te il momento migliore per attaccare. Battaglia di squadra. Puoi premere Y per ingaggiare una battaglia di squadra assieme ai tuoi alleati. Puoi premere Y in ogni momento, ma se prima attacchi con X e stordisci i nemici, potrai iniziare la battaglia di squadra in vantaggio. Se attacchi a ripetizione con X, che è quello che cercavo di fare all'inizio, no? Che poi mi ha bastonato, che mi aspettavo che entrasse in combattimento, non me lo ricordavo che non entrava. Con questo attacco di ripetizione con X, fino a esaurire del tutto l'indicatore di resistenza che compare a fianco del nemico, riuscirai a stordirlo. Qui non si vede. Quello giallo, ecco, è che non siamo riusciti. Ecco, già partiamo con metà vita. Dunque, se il nemico ti attacca in un dungeon, ti ritroverai ad affrontare una battaglia di squadra. Fai attenzione perché lo scontro inizierà con il turno del nemico. Nelle battaglie di squadra premi X per attaccare con l'arma equipaggiata, oppure premi Y per attaccare con le tecniche che consumano punti magici, appunto, i famosi cose che dicevo che appunto non puoi recuperare facilmente. Quando viene eseguita un'azione, verrà consumata una delle icone turno visibili in alto. Una volta consumate tutte, inizierà il turno dell'avversario.
In modalità difficile i nemici dispongono di un'icona turno aggiuntiva nella maggior parte delle battaglie. Insomma, ci sono messi nei guai. Fiamma del drago. Vai. Omo oppo. Già andato. Bene, partenza ottima. Allora, io ho giocato difficile, quindi a meno che non hanno cambiato qualcosa. Niente, siamo senza un alleato. Non abbiamo mezzi per tirarlo su. Comunque, vabbè. Oh. C'è anche un riavvolgi. Ottimo. Anche io ho giocato 4 ore, quindi mi ricordo come lo giocavo prima, no? Cioè, come lo giocavo con tutte le abilità, con un po' più di abilità presenti. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo vivi, tanto mi basta, proseguiamo finché ce la facciamo. Quindi adesso qui c'è il problema. È che non abbiamo modo di curare se non con gli oggetti. Allora, qua. Battaglia di squadra contro nemici storditi. Quando ingaggi una battaglia di squadra contro un nemico stordito, un alleato esegue un attacco iniziale. Inoltre i nemici restano storditi all'inizio della battaglia, assicurati di sfruttare la cosa a tuo vantaggio. Dai, questi non sono umani, quindi... Ho le statistiche. Aumenta i danni e gli attacchi magici, andiamo con questo. Riduce i danni subiti, aumenta la probabilità di colpire, di illusione, di fuga, aumenta la probabilità di ritrovamento oggetti, aumenta i danni fisici, con questo facciamo questo. Poi ci sarà da capire bene. Qui non c'è nulla, qui non c'è nulla. Qui c'è un dente. Ok. Non sprechiamo appunto un bonus perché è stata una vittoria schiacciante. Beh, stordito perché quella gialla è finita intera, è finita tutta. Ah. Ma ha consumato punti magici così? Allora, all'inizio non abbiamo il controllo di lui. Poi dopo, ve lo dico subito, arriverà. Per ora è, diciamo, più semplificato, no? Introduce le cose poco alla volta. C'è un altro di questi stronzi. Fermi. C'è un altro. Se ci vede saremo in guai molto grossi. Ma noi abbiamo un elemento sorpresa. Se lo attacchiamo adesso potremo cogliere la sprovvista, no? Se riesci ad attaccare un nemico senza farti vedere usando X, potresti svuotare completamente il suo indicatore di resistenza e stordirlo all'istante. Ovviamente non devi fare squadra, ma devi avvicinarti. Sì, sì, le consuma perché aveva 71, mi sembra. Cioè, comunque, i valori sono scesi, quindi li consuma. Cioè, fa di testa sua e li consuma, però. Non c'è niente lì.
Poi il gioco ha dei punti dei checkpoint, quindi quando tu fai le battaglie, se muori comunque puoi ripartire lì vicino. Questa è una cosa nuova, perché mi sembra che Persona 5 partivi dalla stanza sicura da salvataggio, mi sembra. Oh no, forse c'era l'opzione per... forse c'era l'opzione. Qua riparte appunto da un checkpoint prima. Ma perché sprechi? Che bastava bastonarlo e basta. La deficienza artificiale. Vediamo un attimo. Com'è che si vede? Non da qua. Poi cambierà il menu, ve lo dico subito. Cambierà la forma. Com'è che vedo? Qua 35-55. Il 55 anche. Boh. Comunque vabbè. Un romanzo fantastico. Equipaggiato. Ecco, poi sembra che abbia su un sistema di equipaggiamento automatico. Mi è sembrato di capire. Cioè che quando... ma a parte che lo facevo anche là, anche Persona 5 per esempio. Provava magari uno... anche perché certi oggetti sono specifici, cioè ha sempre stato così. Anche Persona 4, eccetera. Cioè se c'era, magari non so, c'era un personaggio che usava, non so, le armi, quelli... come si chiamano, quelli che si mettono sulle mani, no? Quindi se ne trovavi uno nuovo e veniva montato in automatico da quel personaggio lì e basta. Respira ancora, ma è ferito gravemente. Sei un Elda, tieni giù quelle manacce. Va già male senza che ti ci metti anche tu. È colpa tua essere saltato fuori quel mostro. Ecco cosa succede quando un Elda si fa vedere sul campo di battaglia. Ah certo, era ovvio che sarebbe finita così. Dannazione, al diavolo tutto. Certo, è colpa nostra. Che ragionamento. Sei giovane, una nuova recluta, vattene presto. Più avanti c'è quella cosa. Ci sono altri soldati, no? Non possiamo scappare e abbandonarli. È troppo tardi, non potevamo nulla contro quel mostro. Dovete scappare, state lontani da lui. Cavolo, è tardissimo. Mi sa che mi tocca sospendere per forza. Ah, odio Yelda. Sapevo che questo forte era maledetto. Ecco perché siamo stati attaccati da un mostro simile. Calma, non è colpa sua se è comparso quell'umano, lo capisci, vero? Ma sono tutti morti, avevano tutti una famiglia. Elda, no, non mi importa più nulla. Qualcuno mi aiuti, non voglio morire. È sempre queste fregature, questi giochi. Perché devono bloccare il salvataggio, poi, boh. Bah, vai a capire che logiche che hanno. Aspetta. Per caso voi due cercate qualcuno? Esatto. Lo immaginavo, allora tutto ha senso. Perché nascondermelo? C'è un motivo particolare? Beh, a dire il vero... questo urlo sarà l'umano di prima? Sembrava provenire dalla cima della torre. Forse lì ci sono ancora dei soldati che lo stanno affrontando. Rimandiamo le questioni personali. Ora la cosa più importante è aiutare i superstiti. Saliamo in cima alla torre. Allora, qui c'è... allora. È giallo. Bravo. Bravo. Mancandolo, così siamo subiti i danni per niente. Ma pensate... Ok.
Looks like we're safe for now. Hmm. I'd say we're evenly matched. Which means... Let's push through! Let's give him a fight! This could be our turn! Ok, ancora stordito. Quindi ha preso tutte e due. C'erano due e li abbiamo combattuti entrambi. Caso solo lui. Non erano abbastanza vicini. Questo deve farci recuperare i punti magia. Allora. La cima è poco più avanti. Posso parlarti un momento? In tutta franchezza, credo ci saranno solo pochi superstiti. Persino se noi due affrontassimo ora questo mostro, probabilmente non riusciremo a salvare nessuno. Ma lo farei comunque, è così che dovrebbe agire un nobile. Non è forse buttare via la propria vita? Perché farlo se forse non serve a nulla? Anche se fosse rimasto un unico sopravvissuto, stavolta non mi tirerò indietro come gli altri nobili. Non riuscirei mai più a guardarmi allo specchio. Stavolta? E tu? Verrai comunque con me? Credo stessi cercando qualcuno. Non puoi morire prima di averlo trovato questa persona, no? Non è il momento di scappare. Capisco. Va bene, bene, allora aiutami. Allora, io direi di farci una curatina. Bene, questo qua, 20 PM. Purtroppo appunto non ci fa salvare. Questa è sensazione, lo sapevo. L'umano di prima è qui in cima. Cosa facciamo? Andiamo. Che ognuno dice, cazzo, cosa stai facendo? Era un mostro gigantesco. Non fare niente è avventato. Ok, andiamo. Bel face. Maledizione, che potenza assurda. Che strage che ha fatto. È orribile, non credo ai miei occhi. Non possiamo permettergli di farla franca, dobbiamo fermarlo in qualche modo. Maledetti umani, tutto per colpa loro. Dovremmo trovare un modo perché faccia. Giusto, devo sopravvivere se voglio portare a termine la missione. Uno. Ma. Trento, oh, vabbè.
40. Che succede? Non ha neanche vacillato. Maledizione, non ho nessuna voglia di crepare qui. Attacchiamolo. 2. E questo scemo continua a usare invece quello. Non c'è altro che io possa fare. Non posso morire qui. Il principe, devo salvarlo. Ma... Above all else, I am a noble, and a noble defends his people, no matter the cost. Farewell. If you would repay me, then live. Can anyone get on healing duty? Wasn't enough. No! Please, say something! Stroll! Don't be a fool. Just run for it. Oh, fate-saddled child. Oh, anguished traveler. Thy fate is crown-twined, thy soul bound for the throne. A future yet unknown dawns in this moment. Thy path may fork, but only one may be chosen. Confront the threat before thee, or die here in obscurity. Now choose. I choose. So be it. Heroism lies in the soul that stands firm against its fears. Power awaits thy command. The time is come to awaken the hero within. Engrave thy very heart. Siamo alla fase della persona, praticamente. Allora, abbiamo danni magici da vento leggeri e punti salute recuperati. Il mio potere non regge al confronto con questo. Oltretutto questo può usare la magia nonostante non abbia un innesco. Ok, resistiamo al vento. I nemici possiedono delle debolezze a determinate affinità. Quando ne colpisci una comparirà la parola debole. Quando colpisci la debolezza di un avversario, metti a segno un colpo critico. L'icona a turno per la tua azione si consumerà solo alla metà. Ok. Questa è la differenza con persona. Solo metà. È strano però, perché vuol dire che non fai comunque non puoi fare un'azione in più. Perché un'azione in più è fatta da un intero. Diciamo che se riesci con due eroi a fare due debolezze, praticamente guadagni un turno. Però devi averne due che riescono a colpire la debolezza. Ecco, adesso si è presentato Ala Arto. Proviamo a attaccare. Però mi sembra che consumassero metà.
Si è rimpicciolito. Sì, sì, riusciamo a fare due cose. Cioè, quindi non funziona così. Cioè, se boh, se è metà, ma è un turno intero. O no? Perché così sono più grossi, no? Sto schifo si è mangiato... Milla! Si è curato! Possiamo colpire la mela. Che però non è una debolezza. E quindi... Adesso dobbiamo curarci. Meglio curarci, va. Vuoi che Gallic faccia cadere le mele per impedire al nemico di curarsi? Certo. Vai. C'è una acerba là. Abbiamo 100 anni. Perché all'inizio hai sempre poca abilità e quindi parte il limite del che non puoi usare sempre. Ma comunque proviamo a colpirlo così. Ma poi sono anche pochissime, quindi ci vorrà un po' di ore prima di avere un po' di varietà possibile. Morto? Ok. L'uomo Gorleo. Specie di melagrano strano. Oh, qua ci sta del magla. Esperienza archetipo, poi lo vedremo. C'è l'esperienza normale, esperienza archetipo del magla, penso, e del denaro. E la mela di Gorleo. Cos'è? Andiamo avanti con... Thy strength is drawn. Since time immemorial, those we call heroes have earned the title through this order. They pursued their wishes and boldly walked a path of virtue. What thou hast awakened is the true spirit of a hero. The power that lies dormant in all of us. If thou wouldst change the world by thine own hand, take this newfound power. What was that voice? And you! What was that power you used? You had a metal heart, and your whole body was... It was crazy! Look, that Stroll guy is still alive! I'll be damned. Someone actually survived. That voice... Grius! Oh, thank goodness, you're alive! Questo è il contatto. You made it. He's our man on the inside. The one I'm delivering the message to. He's badly hurt. You, boy, lend me your shoulder. The smell of blood will draw out the beasts. Let's not hang about. The lad's out cold, but he'll live. We should be fine if we take a moment's rest.
Oh, you're a sight for sore eyes, Grius. Just wish it were under better circumstance. We're both alive. And you can't ask for much better in these parts. So, this is our newcomer, eh? How'd this boy manage to command? It's like nothing I've ever seen. Do you know anything about it? I might. For now, the mission comes first. Right. I'd better just get straight to the message. Grius, you have a new mission. Avenge the king. And kill Luis Guiaburn. Well, good. It's about damn time. Those scheming nobles haven't said so publicly, but every soldier knows it was nothing natural that killed the king. Damn that, Luis. Couldn't stop at one royal, could he? Wait, there's more. The prince is getting worse. We're running out of time. I brought a treasure from the village. They called it a farsight mirror. Nello specchio vedo il principe addormentato nel villaggio nascosto. Una bella addormentata nel bosco. Magari per quello che hanno fatto un po' femminile. Those thorns are thick enough to claim him. Luis cast the curse. So killing him is the only way to lift it. If we wait any longer, they're just gonna crown a new king. Vabbè, chi è Luis? Who's Luis? Is that a real question? About 15 years ago, a child enlisted in the army. But it wasn't his age that had people talking. It was his ruthless military genius. Hero to some. Luis Guiaburn, a prodigal tactician and a master of Magla arts. Some said it was only a matter of time before he made general. Until he attacked the prince. That night, when the prince's quarters were breached, it was no ordinary, but the son's death wasn't enough for him. Now he's got the father's blood on his hands. And if that king-slaying fiend ends up on the throne, we're all doomed. But when we were exploring the royal capital, there were a lot more Luis supporters than I expected. Luis is cunning. He left no evidence. Accuse him as you will, and the allegations wouldn't stick. All he could do was send him as far away as possible. A post in the middle of nowhere. Plenty of soldiers never believed the charges in the first place. When they look at him, they see a capable veteran, unjustly una specie di Giulio Cesare cattivo. Most think the Royal Army was at its best when he was in charge. And in truth, it's hard to deny. Without him, we'd never have crushed the rebel uprising so quickly. Damn the man. But he's earned his titles. He's mastered the blade, magic, and he's clearly Messia. Intelligent. If even you're that worried about him. That's a hell of a mission. And I... So that's your game, eh? Pretend to sleep, eavesdrop on the plan. You're... If you want my blood, then let your blade strike true. Look, Grius, he saved our lives back there. And it sounds like we could use the help. Then answer me this. The boy's all but a stranger to you. I would live, fight, and die a noble, sir. To have done otherwise would be... I'm losing my edge. Make me regret this, and I will slay you where you stand. You'll let him help us? Right then. My life and sword are yours. As far as the rest of the world's concerned, you perished in that castle. You'll find... Your lives are kept only by the blades in your hands. And you'll raise them at my... We have to. Inizio incarico, un principe a salvare. Per salvare il principe dall'anatema di morte, devo sconfiggere Luis, il vile traditore che ha aggredito Sua Altezza e assassinato il vecchio re. Scadenza ignota, rango quasi massimo. Luis will also be at the royal funeral. If we are not back to the capital by then, we lose our chance. Ok, durante il funerale. But no main roads. That'll mean checkpoints and questions. We'll cut through the abandoned mine up ahead to save us going the long way. But I'm counting on you. Ok, alleato anche Grius. Feels like the mission is finally starting. Now, we should finally be able to get some rest. This your first deployment, boy?
Thank your lucky stars you survived a brush with a human. What the hell was that? It was like no beast I've ever seen. No one truly knows. They're protected by protetti dal magra. So even the sharpest steel does little good against them. All we do know is with every perché sono protetti dal magra? They're kind, tear travelers apart. That was why I was first sent undercover. And? Did you learn anything? Simmer down, boy. There wasn't a damn thing to be found on those monsters. Ah. Well, vediamo se magari durante l'avventura ci spiegheranno. I want to hear about the with numbers like this, a head-on assault would be suicide. Kingslayer or no, Luis has a lot of public favor back to the people. He's the only man with the wit and war power to bring down humans. The military seems put the man's practically a monster himself. By your age, he was not only a master tactician, but damn near an archmage. And the three of us alone are supposed to stop him. We'll just have to blend in with the crowd at the funeral. He will die by my hand. Se hai con te del fuoco, i mostri pericolosi non si avvicineranno. Vabbè, quindi c'è il coso, il falò.